Buonasera, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it ad una nuova puntata di Indifferenti. Oggi sono da sola perché fortunatamente il mio collega Nino non c'è. Non l'ho licenziato ancora purtroppo, ma il povero Nino è andato ad una festa di carnevale ieri ed oggi era troppo stanco per essere con noi. Però in diretta ti dico, ti stai perdendo una grandissima puntata perché con noi abbiamo un grandissimo ospite. Io da quando ho saputo che doveva venire qui ho ascoltato tutto l'album, penso più di 20 volte probabilmente. Così lo conosci meglio di me. Abbiamo con noi Giovanni 5. Buonasera a tutti. Allora Giovanni, io parto subito con le domande perché ne ho tante. Quelle facili, quelle difficili. Facili, le alterno. Oggi ci presenti Obbo, che è il tuo primo disco da solista. Sì. Come e perché hai deciso di intraprendere questo nuovo percorso musicale, visto che tu comunque vieni da un'esperienza di gruppo? Ma diciamo che tutto è nato tutto un po' per caso, perché alcune delle canzoni che sono dentro il disco sono canzoni che abbiamo cominciato ad arrangiare assieme a Riccardo Marconi, che è colui che ha arrangiato un po' tutti i pezzi assieme a Fulvio di Nocera, con la collaborazione di Fulvio di Nocera, e poi assieme a tutti noi, insomma, me e Peppe De Angelis in studio. Eravamo lì che lavoravamo, poi abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro in studio. Poi alla fine, quindi ho sentito la necessità, visto che tutti i brani comunque erano, li avevo scritti io, quindi i testi e le musiche erano le mie, anche un po' per rispetto delle canzoni, quindi per non perdere quella che è il legame diretto che chi scrive la canzone c'ha con la canzone stessa. E quindi siccome mi piacevano veramente tanto tutte, dopo 20 volte che l'ho sentito però veramente non ce la faccio più, no, siccome mi piacevano tutte mi sono detto che forse era giunto il momento, alla mia veneranda età, di cominciare a fare qualcosa da me, e mi è piaciuto talmente tanto che già si ricomincia. Quindi tu hai voluto dare all'album questo titolo Obbo molto particolare, perché subito rimanda ad un mondo e ad una cultura specifica, visto che magari c'è qualche ascoltatore che non ha la più pallida idea di cosa stiamo parlando. Sì. Parlacene un po' e dici anche come questa cultura, questo mondo è riuscito a penetrare nella tua musica. Allora diciamo subito, intanto Obbo, il nome viene proprio dalla scelta poi di fare l'album, di metterci su il mio nome e non quello di un gruppo, perché dalla cultura Obbo, quello che ho preso, insomma, vedendomi sicuramente non sono un Obbo, nel senso che non sono un nomade, non vivo in maniera nomade, non lavoro in maniera nomade, però quello che volevo sottolineare è che anche se il disco è uscito col mio nome è frutto di una forte condivisione. Quello che c'è di bello nella cultura Obbo, che è una cultura che è nata insomma nell'Ottocento, nel Nord America, non di vagabondi o di clochard, semplicemente gente che si spostava, erano dei lavoratori nomadi, quindi andavano di città in città, lavoravano, prendevano, come dire, il frutto del loro lavoro e cambiavano città. Quello che almeno per me veramente li ha contraddistinti come cultura è quello che loro facevano ogni volta che andavano in una città, cioè lasciare dei segni, dei messaggi in dei posti che per loro erano stati utili o meno, come per esempio, non so, lasciare un segno a una porta dove c'era un medico che li curava gratis, o qualcuno che dava da mangiare gratis, o in cambio di qualcosa. Quindi lasciavano questi segni per quelli che venivano dopo. E quindi per me questo senso era veramente di forte condivisione, ma della vita, delle esperienze, di quello che uno magari aveva fatto 6 mesi prima, lasciarlo agli altri.
E quindi poi negli anni, secondo me, andare a prendere tutti questi segni che tutti avevano lasciato, compone un quadro, un puzzle che è la vita di tutti quelli che erano passati di là. E per me il disco, questo disco veramente c'ha dentro tante esperienze che in un anno lungo di lavorazione, ma insomma sicuramente interrotto in vari momenti, ma da cose insomma non assolutamente legate a fatti particolari, ma semplicemente alla lavorazione che c'era dietro. E tutte queste esperienze messe dentro, io avevo voglia proprio di sottolineare che il mio nome contava poco sul disco, ma era tutto quello che i musicisti che ci hanno messo mano avevano lasciato nel disco. E poi sulla copertina, che la copertina la potete vedere ovunque, basta che inserite su internet il C'è mio un nome. segno C'è un particolare. segno che è uno degli Obo Sign, e che vuol dire safe camp, cioè diciamo luogo sicuro. E questo è quello che per me è il disco, un luogo, cioè questo disco, un luogo dove io ho dentro tutte quelle esperienze, tutti quei momenti bellissimi, le risate, magari qualche incazzatura, qualche voce alta, e tutto quello che c'è quando uno fa un lavoro bello, con persone a cui magari vuole molto bene, come mi è capitato a me avere anche la fortuna di avere persone a cui volevo bene e voglio bene tuttora a lavorare là, e quindi ho messo tutto là dentro, e per me insomma quello è un luogo sicuro per custodire quell'esperienza. Io direi di far ascoltare subito un brano del disco Sì. e cominciare proprio con la prima traccia, quella che apre Obo. Quindi vi facciamo ascoltare La Guerra da Obo, primo disco di Giovanni 5. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Mai gli anni e le promesse sfuggono davanti a noi che non siamo soli se ci facciamo compagnia, negli occhi gli stessi colori che dentro c'è sempre allegria. Se pensi che la vita valga più nell'aldilà, temere di morire è sintomo di ingenuità che a noi non ci tocca e non ci toccherà. Che a noi non ci tocca e non ci toccherà. Lo specchio è chiaro e ci riflette, sai, urlo non per la lotta, la guerra serve solo a chi non la combatterà. Sai, urlo non per la lotta.
siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato la prima traccia di Obo, La guerra, di disco di Giovanni 5, e fuori onda stavo dicendo a Giovanni che questa è proprio la canzone perfetta per essere la prima traccia. Sì. Come mai hai deciso di mettere proprio La guerra all'inizio di Obo? In realtà non sapevamo che brano mettere. Poi quando abbiamo completato i mix del disco, quindi tutte le canzoni, abbiamo finite, le abbiamo mandate per il mastering che è stato fatto presso la Maestà Mastering di Giovanni Versari, che è oggi probabilmente forse il migliore in giro, Grammy Award 2016 per aver masterizzato il disco dei Muse, ma tanti altri anche in Italia. E quando è arrivato e tornato questo mastering, abbiamo messo su i pezzi pompati e questa, quando cominciava, ti veniva dritta sul muso con questa cassa e questa voce che entravano dritte, e quindi abbiamo detto vabbè, meglio di questo non ce n'è, e almeno speriamo che poi... Quali sono invece le tue ispirazioni artistiche, non soltanto musicali, in generale? Oh, ecco, vedi, ecco, cominciamo con le domande difficili. No, ispirazioni artistiche, diciamo che intanto già nel disco si sente che c'è magari un'intenzione, una direzione, però poi dal punto di vista delle musiche non c'è forse come dire, un'identità chiara, cioè molti dei pezzi sono assolutamente diversi tra loro. Forse quelli che li accomuna è più la scrittura che la musica, nel senso che in ogni pezzo diciamo che non c'è una canzone che parla d'amore, perché scrivendo queste cose non mi è venuta una canzone che parlasse d'amore. Quindi si parla di... alla fine si parla molto di malessere della società, delle persone. Poi si è riuscita a stemperare quest'idea magari lavorando sugli arrangiamenti, sulle sonorità, sulle melodie che fa la voce, per l'amor di Dio. Però c'è molto di... anche di triste, se vogliamo. Però l'elemento romantico c'è. L'elemento romantico c'è ed è il secondo motivo per il quale è stato scelto Obo come nome, perché in questa tristezza che c'è, se andiamo a prendere pezzo per pezzo, in questa tristezza c'è il romanticismo di chi passando si accorge che alcune cose succedono. Purtroppo non accade tutti i giorni, in quello che si vede già in televisione, la gente passa e se ne va, invece di rimanere, stare a guardare e cercare di capire. Quindi ecco, questo è il secondo motivo per il quale il disco si chiama Obo. E quindi niente, poi se c'è un'ispirazione no. Per me, come dire, ho ascoltato tantissima musica di tantissimissimi generi diversi. Per me, che ne so, in Italia esiste Tenco, poi ne esistono altri, ne ho scoperti altri negli ultimi anni, come Piero Ciampi, che ne so. Però per me Tenco era veramente poesia. Poi, cioè, ripeto, ce ne sono tantissimi, ma li riesco, come dire, a trovare soltanto in quegli anni là. Oggi faccio fatica, ma soltanto perché non sono io in grado di percepire quello che forse gli attuali vogliono trasmettere, anche se di adesso ce n'è tanti. Per me la scena romana è assolutamente più che piacevole. La principale. Sì, la amo più delle altre, sicuramente. E invece quanto influisce sulla tua musica il legame con la tua terra? Se ha influito? In realtà io non è che abbia questo legame fortissimo con la mia terra, nel senso che è un posto dove vivo con piacere, dove c'è la mia famiglia, ci sono le persone che amo e quindi ci sto bene, ci sono i miei amici. Sicuramente per me è stato importante fare tutto là, quindi questo disco praticamente è stato fatto quasi totalmente a Sorrento, escluse delle piccolissime cose, tipo forse alcune registrazioni su Vittorio o sull'Infame sono state fatte altrove,
ma per questioni di comodità. Poi tutto il disco è stato lavorato completamente a Sorrento, cioè le batterie che sono state fatte da Cristiano De Fabritis di Roma sono state fatte a Sorrento, cioè noi abbiamo aspettato 2 mesi che lui potesse venire a Sorrento. Probabilmente se fossimo andati noi a Roma avremmo finito il disco prima, non lo so, però per me era importante fare tutto a casa, perché quando fai le cose con le persone a cui vuoi bene e che la mattina telefoni come telefoneresti, che ne so, a tuo padre, a tuo fratello, è un'altra cosa, cioè. Guardare in faccia un amico e dirgli sta cosa mi fa cagare è molto più facile che guardare uno sconosciuto e doverglielo spiegare. Cioè, quando c'è l'amico, lui ti guarda e capisce che cosa vuole Quindi dire. vedi, il legame sotto sotto c'è. Il legame sotto sotto c'è, ma non è proprio alla terra, ma a quello che c'è sopra la terra. Vogliamo ricordare a proposito dove hai registrato l'album e chi ti ha aiutato Sì, allora, nella l'album. Allora, realizzazione? tutti i brani. I testi e le musiche sono mie, tutti gli arrangiamenti sono stati fatti da Riccardo Marconi, come è scritto nei credits dell'album, con la collaborazione di Fulvio Di Nocera. Poi c'è la produzione artistica che insomma, abbiamo fatto io e Peppe De Angelis, lo studio di registrazione è proprio il Monopattino Recording Studio che sta a Sorrento ed è di Peppe De Angelis che insomma, è un tecnico con una lunghissima esperienza, insomma, 10 anni a Milano alle officine meccaniche da Mauro Pagani, ha collaborato ai dischi di Capossela o After Hours, insomma. Quindi voglio dire, grande, grande esperienza. Nel disco ci sono veramente tante persone, ne cito poche così. Le batterie sono di Cristiano De Fabritis del collettivo Angelomai di Roma, poi c'è Alfonso Fofo Bruno che con Ballads Café. Che saluto, ciao Alfonso. Ecco, al contrabbasso Fulvio Di Nocera, le chitarre sono di Riccardo Marconi, poi per Vittorio ci sono dei fiati fatti da Charles Ferris qua di a Napoli, poi c'è Paolo Terlizzi alle percussioni, 2 delle batterie sono state fatte da Floro Pappalardo di Sorrento, batterista dei Songs for Ulan, aspetta, tutti i synth sono fatti da Joseph Naranjo. E dei cori su Anna bellissimi, che ringrazio ancora Laura Celentano, che conoscerai per i legami con Fofò. E poi vabbè, poi c'è su Anche questo è l'amore. C'è Cristiano Della Monaca per altre percussioni, Cristiano Della Monaca della mescla, per percussioni su Città in fiamme e l'infame. E poi su Anche questo è l'amore. C'è la collaborazione per me molto 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 importante con Francesco Forni che oltre ad essere un grande musicista per me è anche un grande amico e si sente molto la sua chitarra in Anche questo è l'amore, i suoi cori E noi ce l'ascoltiamo e ce adesso. l'ascoltiamo. Ascoltiamo Anche questo è l'amore, tratta da Obo, primo disco di Giovanni 5. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Rosso di sera, bel tempo si spera, un occhio alla luna che mi guarda fisso, che bella serata e che bella atmosfera che c'è qui questa sera. Beviamo un bicchiere e poi 4 risate, ti stringo le mani, ti guardo negli occhi, mi sento morire, batte forte il mio cuore. Sta lì lì per scoppiare. Anche questo è l'amore. Anche questo è l'amore. Facciamo 2 passi sulla riva del mare, seguiti dall'onda che annulla il passato e ci lascia sognare, all'orizzonte c'è il sole.
e nei tuoi occhi un diamante. E stiamo qui fermi e muti in mezzo a questo silenzio, che se mi guardi negli occhi c'è scritto tutto quello che non t'ho detto. Tipo che t'amo. Siamo ritornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato un'altra traccia di Obo, disco di Giovanni Cinque. Abbiamo ascoltato anche Questo è l'amore. In questo brano c'è la collaborazione con il bravissimo Francesco Forni. Allora, adesso cioè, ti faccio... Tu c'hai le domande. E sono sempre chiuse. No, però sono chiuse. Cioè lei apre, legge la domanda e poi richiude. Cioè proprio come a scuola... Magari c'ha paura che sbircio. Adesso... Ci sta le domande, mica le risposte alla vita. Adesso è solo una trama su cui poi devo lavorare. Ti faccio una domanda semplice. Visto che secondo me, e lo dico sempre, quella dei cantautori è una categoria assolutamente da proteggere e da tutelare, secondo te al giorno d'oggi... Nella quale io non rientro... nella quale tu rientri, secondo te qual è il reale interesse oggi per i cantautori da parte dell'industria musicale italiana? Attenzione, sottolineo reali cantautori. Vabbè, meno male che era facile. Vabbè, lo dice... Intanto non lo dice Sanremo. Quindi okay, magari qualcuno che magari stava ascoltando. Ma non perché Sanremo, perché cioè, oggi Sanremo è giustamente, secondo me, un'altra cosa. È uno spettacolo e va bene così. Cioè, penso che vada assolutamente bene così, come quando a Sanremo ci andava, che ne so, Baglioni, e Baglioni faceva cagare a mille persone, però faceva innamorare mille, oggi ci va chi... Va là, a me non piace, ma ad altri mille sì. Quindi Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. E oggi cantautori. In realtà io penso che i cantautori si siano già forse creati un loro spazio, che poi tutto sommato gli sta pure bene. Cioè nel senso, penso che sia sufficiente oggi per quella che è il bacino d'utenza. Perché poi ti capita di andare a suonare in posti dove nessuno ti presta attenzione, in altri posti dove stanno tutti quanti là seduti a bocca aperta a guardarti
e ad ascoltarti. Quindi devi essere fortunato ad entrare nel posto giusto al momento giusto. Non vuol dire che se sei bravo per forza la gente ti ascolta, però di certo che insomma, se non sei bravo è ancora peggio, cioè, voglio dire. E quindi sì, sicuramente il mercato non premia di certo il cantautore che vuole fare il cantautore, cioè, probabilmente oggi, non lo so, i cantautori, cioè quelli degli anni 70, oggi non è che, cioè, la vedrebbero un poco nera. Ma attengo che vada Maria De Filippi, non ce lo Non ce lo vedo vedo, proprio. onestamente. Quindi, però io penso che lo spazio ci sia, è abbastanza ristretto, però c'è. E poi basta vedere, ce ne sono tanti di cantautori che vanno in giro e suonano. È triste doverli vedere beccare solo su Facebook per il concerto che fanno, però se, anzi ti dirò che a me così non mi dispiace mica, perché così la gente veramente è costretta di nuovo a ricercarla la musica, perché magari quello che a te non piace, che invece la gente ascolta, oggi viene buttato in faccia la gente. Cioè, non ce l'ho con la De Filippi che sta pure simpatica, però la De Filippi sta tutti i giorni là in televisione, di fatto buttiamo in faccia alla gente quella roba là. Invece tu, se vuoi sentire qualcosa di diverso, ti metti in rete, E visto che c'è la cerchi. possibilità, e cerchi. Tanto noi dischi non è che li vendiamo più, cioè oggi chi fa musica per fare i live, è là che il sostentamento del Del musicista. musicista. Vendere i dischi poi anche onestamente abbastanza superfluo, cioè per me se vendo i dischi tanto da poterne fare un altro è più che sufficiente. Cioè io voglio suonare, a me piace vedere la gente che mi viene a sentire, che si mette là e ascolta e vede che faccio, perché quello che gli posso dare live nel disco non glielo posso dare e viceversa. A Quindi proposito di live, al tuo concerto dello scorso 20 gennaio, che se non sbaglio è avvenuto al Teatro Tasso di Sorrento, hai voluto al tuo fianco Marina Yossi. tu conosci evidentemente, cioè io non conosco queste domande, però se mi fa questa domanda evidentemente tu la conosci. Che non solo è una cantautrice, ma è anche un'attrice. Quindi voglio sapere da te come è nata questa collaborazione fra voi due e qual è stato l'apporto di Marina al tuo progetto? Allora, il progetto al disco purtroppo non, come dire, non c'è nessun apporto, perché abbiamo ripreso i contatti quando il disco era già finito. Noi ci siamo conosciuti a marzo di, penso l'anno scorso, che è stata praticamente la mia partecipazione al Be Quiet, al Piccolo Bellini, che è una realtà per me molto 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 bella e importante che c'è a Napoli. E quindi lei si esibiva nella stessa serata, assieme a me, assieme ad altri che però non ricordo, forse c'era Luca Di Maio. Sì, c'era Luca Di Maio e Sabba, gli Incensurabili. E quindi da là semplicemente ci siamo conosciuti. Poi lei aveva ascoltato alcune cose, mi ha scritto complimenti, qua, e poi praticamente è finita lì. Poi ho cominciato a vedere che lei stava facendo molto teatro, e quindi questo suo impegno costante in teatro mi ha fatto venire questa idea, perché per me, come dire, il teatro e la canzone dovrebbero cercare di camminare assieme quanto più possibile, proprio perché il teatro è diventata nicchia, quanto la canzone d'autore è diventata nicchia. Quindi a me piacerebbe rivedere questa rinascita forte di entrambe le cose. E quindi per questo concerto, il 20 gennaio, che abbiamo fatto al Teatro Tasso di Sorrento, le proposi questa cosa di fare un suo monologo che io avevo sentito. In realtà nasce tutto, e qua che genialità che c'è questa qua, è che ci leghiamo a Vittorio. Ci leghiamo a Vittorio perché in realtà io avevo visto un suo monologo proprio sulla pazzia, cioè non era un monologo, in realtà era un pezzo che lei aveva scritto sulla pazzia. E mi aveva veramente impressionato. Quindi le mandai un messaggio, tipo, ho mandato un messaggio a novembre dell'anno scorso e le ho detto: senti, io il 20 gennaio ho sto concerto, io mi ricordo di questa cosa che ho visto, tu riesci a renderla monologo?
e farmela prima di Vittorio. E lei ne è stata entusiasta. E quando poi abbiamo fatto, non abbiamo chiaramente fatto nessuna prova perché non ce n'era bisogno, e quando l'ha fatta sta cosa in teatro, cioè lei ha aperto il concerto con un suo monologo e poi ha fatto questo monologo su Vittorio e la gente è rimasta impressionata, tant'è che a fine concerto mi chiedevano solo di lei e nessuno pensava a me, povero diavolo, però questa cosa è stata molto positiva perché poi di là sono nate altre cose. Un pezzo che abbiamo già scritto, stiamo registrando, abbiamo cominciato a registrare già sabato. Una cosa, un brano per me molto bello e gli amici che l'hanno sentito già, come dire, hanno confermato che è una cosa che può uscire bene, quindi abbiamo già quasi finito di fatto. E poi uno spettacolo che stiamo cominciando a scrivere, speriamo di avere pronti in boh, 3-4 mesi, che lega proprio questa visione di musica e teatro. In realtà io da gran paraculo ho scelto Tenco perché per me è grande poesia e quindi stiamo lavorando ad uno spettacolo proprio su Tenco dove lei si occuperà della parte teatrale e noi riproporremo penso una decina di brani di Tenco, quelli più significativi, senza fare come si fa oggi le sboronate, riarrangiandoli, no. Noi li suoniamo quanto più, come dire, Fedeli minimal all'originale. possibile, anzi magari li rendiamo ancora più scarni e tiriamo fuori ancora di più quello che era il testo ed era la grandezza di Tenco. E spero che riusciremo a breve a fare questa cosa. Intanto spero che in un mesetto vi facciamo sentire questa cosa che abbiamo Il registrato. brano. Sì. E visto che ne abbiamo parlato, io direi di Esattamente. ascoltare un'altra traccia del disco, quindi vi facciamo ascoltare Vittorio, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Giovanni 5. Fa, chiede soldi e sigarette a tutti, lui beve, quasi 30 caffè, gioca in borsa ed ha a che fare con il fisco. Ha lavorato in telecom, ha due schede telefoniche ed un sacco di azioni all'estero. Vittorio con le banche ci sa fare e con la signora Cettina, quella che ogni tanto gli suggerisce qualcosa, lo pensi ma lui non lo è. Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo, Vittorio sta meglio di me, di te, lo pensi ma lui non lo è. Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo. Se ne va, regala sempre una parola a tutti, ripete che la dignità non è in vendita negli spacci delle chiese, lo trovi al bar o in un bistrò, un passaporto per la luna ed un biglietto destinazione Messico. Vittorio si ne sa di religione, conosce tutti i santi dal 1º gennaio al 31 di dicembre, ripete ore ed ore, lo pensi ma lui non lo è. Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo, Vittorio sta meglio di me, di te, lo pensi ma lui non lo è. Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo, Vittorio sta meglio di me, di te, lo pensi ma lui non lo è. Vittorio non è un pazzo, Vittorio non è un pazzo, Vittorio sta meglio di me, di te, lo pensi ma thank you.
dici che fu. Si avvicina, guarda, ti parla. Assessori, comunisti, fascisti, teppisti del Parlamento e nordisti e sudisti, falsetti abusivi, bamboni, buffoni, 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 buffoni. E la roba si mami non lo è, non lo è un pazzo, non lo è un pazzo, il vero sta meglio di me che te lo pensi, mami non lo è, non lo è un pazzo, non lo è un pazzo, il vero sta meglio di me che te lo pensi, mami non lo è. Eccoci tornati, siamo sempre ad Indifferenti con Giovanni 5 su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato un'altra traccia del suo disco Obo. Abbiamo ascoltato Vittorio. Lo so, io ripeto sempre Obo, dobbiamo ripeterlo. Quindi, chi è diciamo Vittorio? Pure che sta dappertutto, sta su iTunes, sta su Spotify, sta su Google Music, sta su Amazon. Mi mandate un'email e ve lo spedisco a casa, ve lo porto a casa se siete in 50 km. Per acquistarlo bisogna fare solo riferimento a te. No, c'è qualche negozietto che c'è, ma chiaramente non è stata fatta una distribuzione, semplicemente perché, ripeto, penso che oggi chi vende i dischi non li vende per sé. Li vende perché c'è una struttura dietro da mantenere, ha bisogno di vendere dischi per fare i soldi, per mantenere la struttura. Noi di struttura non ne abbiamo, quindi quei dischi che abbiamo li vendiamo e i soldi che prendiamo li usiamo per fare il prossimo. Cioè, io mi ricordo, non so se conosci Rocco Traisci. No. Rocco Traisci che è uscito con un disco per me bellissimo, che ti consiglio, e vedi, faccio pubblicità a un amico durante, che si chiama L'amore ai tempi della collera, che trovate su Bandcamp, comunque lo trovate in giro su YouTube dappertutto, è un disco bellissimo, ed eravamo a parlare con lui durante un concerto che avevamo a Pompei, e mi uscì questa cosa che poi alla fine la realtà mi è uscita proprio così. Io il disco, così come altri miei carissimi amici, io lo faccio non per i soldi, lo faccio perché devo stare bene, perché i soldi li devo fare in un altro modo, perché tanto se tu fai il disco ma poi non fai i concerti, non fai date, cioè comunque non mangi, perché fare il disco, fare il supporto ha un costo, quindi da quei 10 euro già un X lo devi togliere, perché, e poi chiaramente devi stare bene non solo tu ma tutti gli altri che hanno suonato con te, quindi devi prendere, andare a suonare e fare concerti, gli altri guadagnano, tu guadagni e stai contento. C'è bisogno di vendere 10.000 copie. Io vendo 10.000 copie perché chiaramente deve sorreggere una struttura che chiaramente lo portano grande a vendere 10.000 copie. Quindi è giusto così. Chi è Vittorio? Torno a farti. Cercavo di scappare. No, in realtà no, mi fa molto piacere parlare di Vittorio, che è un ragazzo di Sorrento. C'è una storia reale questa qua, questo Vittorio esiste veramente. In realtà il testo di questa canzone nasce da un'idea di un mio amico commediografo sorrentino che si chiama Francesco Pollio, che c'ha anche un blog che vi consiglio di seguire perché va ammazzate da ridere. Nasce praticamente da una sua idea e da questo ragazzo che per problemi suoi mentali reali vaga per questa strada di Sorrento. A Sorrento c'è stato questo Corso Italia che tira tutta la cittadina da un lato a un altro, e lui va, semplicemente parte da un lato, finisce da un altro e ritorna. E tutto quello che sentite dentro questa canzone è la verità, cioè fatti realmente accaduti. Cioè lui
prende non so quanti caffè al giorno, fuma sigarette a gogò, le scrocca le sigarette, poi comincia a parlare della borsa, l'economia, bestemmia come un dannato. Quindi tutto il testo di Vittorio probabilmente dovrei dare i diritti a lui, perché sono tutte cose che fa lui, cioè, io le ho raccontate, quindi, cioè, però veramente Vittorio è quello che sentite. E nel fare questo brano, chiaramente, ci voleva anche essere cioè, la volontà di portare alla luce un po' questo problema. E un po' ci siamo riusciti, però non so quanto. Quindi soprattutto il 20 febbraio, il 20 gennaio, quando abbiamo fatto questo concerto, abbiamo fatto presente all'amministrazione comunale che ce l'ha venuto a sentire al Teatro Tasso di quello che era il problema, che comincia a diventare un problema serio, ma non perché sia pericoloso lui, ma perché possono essere pericolosi gli altri che magari se lo trovano di fronte e lui comincia a urlare e magari trovi quello che sta peggio di lui e nascono i problemi. Quindi, come dire, non si voleva lucrare sul Vittorio, ma abbiamo provato a dargli una mano. C'è qualcuno che proprio qualche giorno fa ha detto: ma forse qualcosa si vede. Io non ci vedo ancora niente. Continuiamo a lavorarci e a pressare chi di dovere. Parliamo invece di sound. Quante sonorità si nascondono sotto obo? E soprattutto quanto conta per te la sperimentazione sonora? Allora, facciamo che siamo onesti, cioè nel senso, non lo so se tutte le differenze che ci sono tra una canzone e l'altra sono una cosa voluta o meno. Secondo me sono semplicemente il frutto delle tantissime mani che ci hanno messo, poi si sono messe a lavorare, nel senso che le canzoni nascono da me, chitarra e voce, poi vengono riviste con Riccardo Marconi che, come dire, ne chiude l'arrangiamento. Poi c'è l'ingresso di Paolo Terlizzi con le percussioni, poi soprattutto con Fulvio Di Nocera al contrabbasso che gli ha dato un tiro ritmico. Poi in studio abbiamo cominciato a buttarci dentro cose. Poi quando è arrivato il tempo della batteria e quindi è arrivato Cristiano De Fabridis che ha fatto un lavoro per me impressionante, a cui tengo moltissimo, è entrato dentro, i pezzi sono cambiati da così a così, non vedete la mano ma immaginatela, ecco. E quindi, come dire, anche questa forse è stata una sperimentazione, cioè di chiedere a chiunque veniva in studio, pure Fofò per esempio che ha messo delle steel chitarre in Anna e La Guerra, io non ho chiesto a Fofò di fare questa nota o quella nota, ho chiesto Fofò suona. Quello che abbiamo chiesto a Cristiano De Fabridis, che Defa è venuto, gli avevamo mandato i pezzi, ma gli avevamo mandato le demo, chitarra e voce, quindi lui quando è venuto non sapeva che cosa avessi, cioè lui non sapeva niente delle canzoni. È arrivato, ha detto fammi sentire, ha detto qua ci va questo. È chiaro che quando uno come Defa si siede dietro la batteria, poi il suo tocco, che tu suoni punk o suoni jazz, insomma, il tocco è quello, e quindi, come dire, forse il legame c'è soprattutto sui suoni usati, ma non su quello che è stato suonato. Poi c'è molto, ci sono molti synth che per me è stato bello da subito scoprirli dentro questi pezzi. Forse nel tuo preferito ce n'è qualcuno in più che mi dicevi. Lì pure Joseph ha fatto un lavoro incredibile. E abbiamo passato proprio grazie ai sinti, io devo dire che ho passato delle serate, delle nottate bellissime in studio, perché ci buttavamo dentro l'impossibile, dal synth proprio analogico così, adesso pigliavamo l'iPad col giochino, ci buttavamo i suoni, si campionavano, si facevano, tutti i synth piccolini, roba digitale, roba analogica. Comunque il 90, boh, 95% di quello che si sente in questo disco è tutto analogico ed è, come dire, la cosa grande dello studio che noi abbiamo in Penisola Sorrentina grazie a Peppe De Angelis. Noi abbiamo lavorato su un banco Kadak che è il banco, è esattamente il banco che era la RCA di Roma ed è il banco sul quale è stato registrato Come profondo il mare
di Dalla. Quindi è un pezzo di storia degli anni 70 che lui ha avuto la forza di prendere da Roma e riuscire a portarsi a Sorrento. Ma sicuro che insomma, qualcosina, qualche altra cosettina io l'ho registrata nella mia breve vita. E quando la mia voce, che pure è un po' così particolare, esce da quel banco o esce da un banco digitale, per me la differenza c'è. Poi io sono ignorante e va bene lo stesso. Però io quello che esce di là a me piace, quindi fin quando potrò farlo uscire di là, ahimè, lo farò uscire di là. Ad inizio puntata abbiamo parlato di Obo anche come una sorta di rete, di collaborazione. Se volessimo trasporre questo concetto Obo in ambito musicale, secondo te c'è collaborazione, c'è rete al giorno d'oggi Sì, fra musicisti? assolutamente, moltissimo. È chiaro che non ci può essere collaborazione tra, non lo so, tra me e, ripeto, uno che fa un talent, perché io non ci arrivo al ragazzo che fa il talent, ma non perché non ci può essere, semplicemente perché probabilmente abbiamo scelto due strade diverse. Però il motivo per cui sono felice di essere sul sito del Be Quiet, che è questo collettivo di Napoli, è proprio perché da quelle esperienze nascono le collaborazioni. Cioè il Folk Studio a Roma ha fatto nascere le collaborazioni. I cantautori che ci sono oggi a Roma, chi fa musica a Milano, ma gli stessi che la fanno qua a Napoli, come dire, sono cresciuti grazie a delle collaborazioni. Se pensiamo al lavoro che il secondo lavoro che adesso esce di Daniele Sepe, è frutto dell'insieme di tante persone. Ripeto, il Be Quiet, che io vi consiglio di andare di seguire. Adesso il prossimo appuntamento sarà praticamente al femminile, vista insomma la festa delle donne in arrivo. È un ambiente bellissimo, perché è il piccolo Bellini, chi è stato al Bellini, vabbè, bello il Bellini. Però stare al piccolo Bellini, come dire, ti regala un'intimità diversa. Sembra di stare in casa. Certo, c'è il palco, io sono sul palco, tu sei sotto, però c'è quel legame molto stretto che è una cosa per me molto bella. E Be Quiet, cioè, se io domani chiamo Giovanni Block, dal quale nasce il Be Quiet, e gli dico: Giova, facciamo, che ne so, facciamo una cosa. E lui già pensa alla condivisione, quindi, come dire, nel Be Quiet, forse grazie a Giovanni Block da quest'idea, c'è la condivisione, ma di base, quindi la condivisione è più che possibile. Se pensi a quei tre che hanno spaccato tutto l'anno scorso, e forse un pezzo di 2 anni fa, che sono Nicolò Fabbica, Zé Silvestri, e hanno spaccato. Cioè, io ho visto quel concerto e per me è stato bellissimo. 3 ore di concerto assolutamente coinvolgente, un tiro esagerato, grandi musicisti, grandi penne, grandi autori. E la collaborazione ce n'è. Bisogna vestirsi di umiltà e voler collaborare. That's all. Io direi di prenderci un'altra pausa. Vi facciamo ascoltare Prometeo, ripetiamo da Obo di Giovanni Cinque, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Dall'Olimpo, senza patria e senza onore, incatenato per la colpa d'essere figlio di un dio minore, abbandonato alle catene e
dalla sola riflessione che per Dio essere liberi è solamente una questione di sottomissione. Ed entrò di nascosto, ma sapeva bene già cosa aveva fatto, eppure si dileguò, lasciando al mondo il primo dei motivi per la ribellione. Liberatelo, Prometeo, liberatelo, Prometeo. Siamo rimasti incatenati e impotenti, costretti al giorno sempre a quel becco di quel coglione senza padre nel rispetto, che decide chi salvare, seguendo schemi approssimati, non per eccesso né per difetto. Quello che conta è che lui non perda mai il posto. Speranza che non muore, che da domani trovi la forza di darti il fegato. Siamo sempre ad Indifferenti su www.radiobaiano.it, sempre e ancora in compagnia di Giovanni Cinque. Abbiamo appena ascoltato Prometeo da Ovo. Da Ovo, ovviamente. Ringraziamo Fofo Bruno per questa chitarra super cattiva e questi uccellini alla fine che lasciano sempre un buon segno. Adesso lei dice che c'è una domanda su Prometeo. Allora, il titolo già ci dice tutto. Prometeo. Sì. Sappiamo a cosa si ispira, però la mia domanda è: in che modo secondo te Prometeo diventa metafora dell'epoca moderna? Allora, secondo me tu il disco non l'hai sentito 20 volte, l'hai sentito un paio di volte probabilmente. No, è una domanda, magari allora, gli ascoltatori vogliono saperlo, io ti faccio la domanda da ascoltatore. La canzone ognuno la ascolta e la legge come vuole. Esatto.
Quindi non sarebbe il caso per l'autore spiegare che cosa voleva dire. Però in questo caso lo diciamo, visto che la canzone, secondo me, lo dice anche abbastanza in maniera chiara. Noi siamo curiosi. Praticamente Prometeo che fa? Prende la, quindi parliamo in maniera easy, prende la conoscenza e la dona al popolo. Adesso per me oggi che è successo? Che noi di questa conoscenza ce ne siamo assolutamente dimenticati, della conoscenza, della coscienza, della luce che dovremmo avere noi nella testa e nel cuore, ce ne siamo assolutamente dimenticati. Quindi nella canzone io dico liberate dentro voi Prometeo Prometeo. e quindi riprendete quella conoscenza che vi è stata donata. Da chi ha, come dire, sofferto una vita intera, ci ha perso, come dire, il fegato. E quindi anche un po' a quella che è la storia del nostro paese, a quelli che sono, che hanno liberato il nostro paese in una situazione un poco particolare, che ne so, ai partigiani o a altri, non lo so, non facciamo riferimenti politici che non è il caso. Quindi a tutti coloro che hanno dato qualcosa al nostro paese, noi ce ne stiamo dimenticando oggi. Questo è quello che nel pezzo voglio dire. Quindi, siccome noi ce ne stiamo dimenticando, sarebbe il caso di riaprire gli occhi e riscoprire quello che ci hanno lasciato. Cioè, noi, poi alla fine, come dire, per far bene, per vivere nella società in maniera onesta, non è che c'è bisogno di essere scienziati. Vedo di fronte a me Einstein, no? Dico, non è che c'è bisogno di essere, anzi, di fronte a me vedo Einstein, Steve Jobs, Jobs. Kurt Cobain, Fabrizio De André, Jimi Hendrix, Bob Marley. Cioè, noi non dobbiamo essere uno di questi. Basta, cioè, dobbiamo essere persone normali, basta che ci ricordiamo del passato e di quello che ci hanno lasciato. Lo riprendiamo e lo portiamo avanti, anche perché di inventare cose nuove mi sembra abbastanza palese che non ne siamo in grado. Cioè, viviamo in un periodo storico in cui se semplicemente riuscissimo a portare avanti quello che ci hanno lasciato le persone che ci hanno preceduto, e arieccoti obbo, cioè se solo riuscissimo a portare avanti, se solo riuscissimo a ci ricordassimo un po' di lasciare dei segni per strada, per quelli che verranno, e di leggere i segni che gli altri ci hanno lasciato. E noi già saremmo veramente più che a metà dell'opera, soltanto che siamo troppo o stupidi o ciechi per vedere una cosa del genere. Beh, siccome questa era una metafora che mi era molto piaciuta, Esatto. avevo piacere che Che ce lo la dicessi, spiegassi vabbè, tu. non ci arrabbiamo, comunque volevo dire a tutti gli amici che sicuramente non ci stanno seguendo e che poi riascolteranno il Esatto. podcast, che 5 minuti fa il Napoli ha segnato, eh. 1-0. Attenzione, Non 1-0. sappiamo gol di chi, però ha Gol segnato. di chi? Gol di chi? Facciamo, vediamo se ci fa Poi. segno. No, proprio sta a guardare No, la eh. partita. Il nostro Carlo è impegnato a vedere la partita, quindi ve lo diciamo dopo. Però Napoli 1, cioè Juve 1-0. 0, Napoli 1. Ah, perché è Juve-Napoli? Io Sì, adesso poi tutti i vedo juventini negativo. non compreranno Obo, ma dentro Obo c'è un messaggio subliminale che vi porterà da qualche parte. Non so se lo scudetto o da qualche altra parte, probabilmente da qualche altra parte. Sempre parlando di Obo, perché noi vogliamo parlare di Obo. L'artwork è a cura di chi? Paolo Terlizzi. E anche lì, allora, ci sono di fatto tre cose. C'è la casa, quindi c'è questo portone, Sì. quindi c'è questo senso, questa sensazione di casa, questa immagine della casa, una casa abbastanza vecchia, quindi che riporta un po' a quello che eravamo, quindi nulla di così moderno. Noterete il numero 5 che è messo là, ma perché Giovanni 5, vabbè. C'è questo obo sign che ripeto, è il simbolo che significava safe camp, quindi quello è un luogo sicuro. Dietro c'è una foto col mio faccione, appoggiata a un muro proprio di Sorrento, nel centro storico dove abito. E poi all'interno
quello che si vede è praticamente uno dei traversini di rotaie. Forse non ci hai fatto caso, no, non lo so, non ci hai fatto caso. No, non ci ho fatto caso, questa cosa Vabbè, mi è sfuggita, dentro ragazzi. praticamente ci sono c'è un pezzo di legno Sì. che è uno dei traversini dei binari, Ah, praticamente. È ok. una foto sempre fatta da Paolo Terlizzi, che ha anche suonato le percussioni nel disco e che è un bravissimo fotografo che ha questo studio che si chiama Sixat Studio, che vi consiglio di vedere perché ha e fa foto bellissime. Oggi sto facendo una Un sacco pubblicità. di pubblicità. Bellissimo. Cioè, è bravo ed è anche Era generoso. esattamente quello che volevo fare. Questa che ti sto per fare è una domanda che a me piace molto fare ai miei ospiti. Parliamo di colori. Quindi, che colore daresti ad Obo? Se tu dovessi immaginare un colore per Obo? Secondo me i colori sono quelli che stanno nel disco. Cioè già si vedono sul disco, quindi sono colori abbastanza invecchiati, anche se siamo giovani, però non è che siamo vecchi dentro, cioè noi siamo giovani fuori e dentro, cioè abbiamo voglia di fare, però forse siamo un poco, boh, dire insoddisfatti non è manco giusto, perché poi è anche un po' da paraculi dire insoddisfatti, perché quando uno è insoddisfatto dovrebbe pensare a fare di più anziché lamentarsi. Però a me, forse mi manca, ecco, forse sono geloso, sono invidioso, ecco, nemmeno geloso, sono invidioso di che so, di mio padre, di chi ha l'età di mio padre, che ha vissuto un momento in cui avrei preferito anch'io esprimermi, forse mi sarei espresso meglio allora che adesso, non lo so, però questo è il mio tempo e mi tengo questo. Colori, mi piace molto il rosso, molto il giallo. Chissà perché. E poi niente, poi gli Per fede altri. calcistica. No, 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 se no gli amici mi ammazzano. È proprio il primo. Infatti. Allora, io direi di ascoltare un altro brano per poi tornare con le ultime domande, le ultime info. Quindi direi di ascoltare finalmente il mio brano preferito di Obo, che è L'Amante. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Giovanni 5. Perché non ce n'è bisogno, e non odio perché è lì che finisce il mondo, e non ti chiedo di seguirmi e non voglio. Dovrei restare perché immagino un altro mondo, di nuovi amori che mai riflettono ciò che c'è intorno, tante parole che ormai ripeto quasi solo per sbaglio. Finto amante nei secoli, mi nascondo tra la gente, non vedi? Non c'è niente d'onnipotente, ladri d'anime e perdono, non mi accorgo ormai di niente come te. Mami senza nulla in cambio. Ti guardo perché ne sento il bisogno, in vano poi fingo essere diverso da quello che sono, e tu resti così, so che sarai un mio tardo rimpianto. Non ti parlo perché non c'è più coraggio, che lo so che hai già deciso,
di essere di un altro. Il tempo passato sarà solamente un cattivo ricordo. Finto amante nei sagoli, mi nascondo tra la gente, non vedi? Non c'è niente d'onnipotente, ladri d'anime e perdono, non mi accorgo ormai di niente come te, che mami senza nulla in cambio. Abbiamo appena ascoltato un altro pezzo tratto da Obo di Giovanni 5. Avete appena ascoltato L'Amante, che ripeto è il mio pezzo preferito di tutto il disco. Quindi, ecco. Parliamo un po' del lato romantico di Obo e di come è vero che in nessuno dei pezzi di Obo si parla di amore nel senso stretto del termine, però c'è il lato romantico e di amore comunque se ne parla. Allora, in realtà proprio questo pezzo nasceva, però veramente qua la gente ci deve sentire quello che vuole, perché questa scrittura è molto molto personale. E sta forse nel mio rapporto con la religione. Perché nel dover chiedere sempre noi perdono, io mi sono invece immaginato, che c'è anche un po' nell'immaginario comune, questo fatto che Gesù potesse avere una mezza freschetta con la Maddalena, ce lo insegna anche Mannarino che, che fa Maddalena. No, però insomma, c'è chi crede anche questa cosa. Io non credo niente, semplicemente, però mi sono immaginato in questo nostro continuo correre a chiedere perdono a lui. Io mi sono immaginato lui che chiedesse perdono a lei. E è chiaro che poi da quest'idea nasce anche un po' un'altra considerazione, che come dire, quando c'è il tradimento, c'è una parte che è assolutamente dimenticata, cioè il terzo. Cioè, che succede a sto terzo? Questo terzo che proverà? Ma chi è che gli chiede scusa a questo terzo? E quindi l'amante di fatto chiede scusa al terzo. Però nasce da quest'idea, non lo so, forse proprio ascoltando Mannarino una sera davanti Sky a vedere qualche documentario su ste cose. Però è questa l'idea. Quindi più che romanticismo c'è un po' di incazzatura in questa canzone. Quindi è vero che poi ogni brano è a libera interpretazione, però è altrettanto bello sapere in realtà l'autore. Sì, ma poi magari se vi ascoltate, perché non l'ascolteremo oggi, però se vi ascoltate L'Infame, anche lì ci sono dei riferimenti, degli intrecci tra la religione e, che ne so, e la politica. Almeno per quello che ho scritto io, poi è ovvio che chi ascolta ci legge dentro quello che vuole. Quello che vuole, è vero. Invece, parlando della realizzazione dei brani, quale di questi brani, dei brani di Obo, ti ha dato più filo da torcere?
nel senso come scrittura, come registrazione. Come registrazione, visto che ne abbiamo parlato a Ah, microfoni vabbè. spenti. Per me, Prometeo, in realtà pure, poi, pure Star Hotel, però Prometeo, sì, perché una volta definita quello che era il tempo, il click, sono impazzito sui pedali della mia chitarra per ritrovare quel tempo. E mi ricordo di essere rimasto, che ne so, tipo 3 ore, 4 ore a cercare il tempo perfetto su sto click, fino a che poi non ce ne siamo andati perché mi ero stufato. E il giorno dopo ho preso il tempo col piede, beh, premendo su questo pulsantino che è il tap del delay, quindi ho premuto un paio di volte e l'ho azzeccata. Quindi quella è stata proprio una cosa, un disturbo psicologico fortissimo. Tornai a casa che dicevo: ma com'è possibile che non si riesce a fare questa cosa? Avevo voglia di registrare quella chitarra e non ci riuscivo. Poi il giorno dopo l'abbiamo registrata, poche take, ed è venuta fuori, quindi siamo contenti. Star Hotel invece, per la struttura un poco più, come dire, elettronica delle altre. Giovanni, noi siamo arrivati purtroppo alla chiusura di questa intervista. Però prima di lasciarti andare via a malincuore, bisogna che tu ci dia un po' di informazioni fondamentali. Quindi vorrei Sì, sapere vari contatti social, prossime date live, eccetera, allora eccetera, eccetera. intanto sicuramente mi trovate su Facebook, Giovanni 5, c'è una pagina, se la likeate ci fa piacere, anche perché l'idea è quella di, siccome tra qualche mese vorrei cominciare a lavorare alle cose nuove, vi vorrei, come dire, vorrei rendere partecipi tutti proprio della lavorazione, quindi senza fare dirette che mi stanno veramente sui coglioni, cioè non mi sono simpatiche, ecco. Le dirette non mi sono particolarmente simpatiche, però magari mettiamo qualche video, qualche foto in più, quindi chi ha voglia di seguire, cercheremo di trovare sicuramente il modo per farvi seguire la lavorazione del prossimo progetto, in maniera più viva. Quindi c'è la pagina, poi chiaramente tutti gli altri social sono tutti quanti open. Chi ha voglia di seguire la pagina seguirà senz'altro pure i prossimi eventi. Mi fa piacere subito segnalare che l'11 marzo sarò ospite a Castellammare di Stabia al Teatro Cat, di Gerardo Attanasio, che è un mio carissimo amico, Lo grandissimo, salutiamo, che è anche amico bravissimo nostro. cantautore. Per questa cosa che lui sta organizzando, che si chiama Folk Studio Reloaded, dove praticamente saremo, penso che ci sarà proprio Rocco Traisci, da quello che mi è sembrato di capire, perché lui ha condiviso dei brani cioè ha condiviso uno mio, uno di Rocco Traisci, poi dei Pennelli di Vermeer, quindi penso che ci saranno anche loro, e non mi ricordo di chi altro, quindi non si offenderà senz'altro se me lo scordo, i suoi, perché suonerà pure lui senz'altro. E quindi faremo questa cosa molto, molto bella. Poi sempre il 29 di marzo, però lì dovete andare un attimo a cercare perché non vi posso dire di più. Sarò ospite in un house concert che si terrà a zona Scafati, e ci sarà il concerto in duo dei Songs for Ulan, che con i quali praticamente, cioè, sono veramente miei fratelli, con i quali suono tutte le settimane in un bel posticino in Penisola Sorrentina. Cioè, i Songs for Ulan sono più di due. Il duo è composto da Pietro De Cristofaro e Fulvio Di Nocera, che suona, con il quale anch'io ho il piacere di suonare in concerto. E quindi io sarò ospite loro. Cercatelo su internet questa cosa di House Concert. Se vi interessa, mandatemi un messaggio. Non so se c'è ancora il posto in realtà, anche se manca un mese, perché negli House Concert, sai, poi. È vero. Che so, 40-50 persone Sono si posti mettono su limitati. subito. E poi invece il 30 di marzo sarò al Pompei Lab, a Pompei, per questa cosa che stanno organizzando loro, molto bella, che Intendiamoci, che è praticamente un concerto raccolta fondi per costruire questa tensostruttura, per il Pompei Lab. Poi vabbè, c'è aprile, ma
Ricordiamo anche dove è possibile ascoltare Obo. Allora, Obo lo potete ascoltare. Intanto su iTunes c'è, su Apple Music, su Spotify, su SoundCloud, su YouTube. Comunque potete cliccare, trovate chiaramente l'immagine della copertina. Stiamo cominciando a lavorare al video. Quindi non Ottimo. diciamo niente. E poi su tutti gli store digitali o ovunque potete andare a cliccare, anche su bandcamp.com. Potete scrivere Giovanni 5, tipo bandcamp.com, non ricordo esattamente, ma basta che andate su Bandcamp, mettete il mio nome e vi esce fuori. Ascoltatelo, se vi piace lo comprate, ma soprattutto veniteci ad ascoltare quando suoniamo dal vivo, che ci fa molto piacere. Noi dobbiamo ricordare che la puntata che è andata in onda oggi è stata anche registrata e la potrete trovare già da domani pomeriggio sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti e ci riascolterete molto prima di quanto pensiate perché non andiamo in onda martedì prossimo ma torniamo in onda già questo sabato alle 4:30 perché sarà con noi Mesa direttamente da Roma, siccome si trova in giro perché domenica deve suonare al Questè, l'abbiamo acciuffata e quindi sabato pomeriggio sarà con noi per un'intervista qui ad Indifferenti. Ringraziamo ancora Giovanni Grazie a 5 per voi, essere stato con noi. grazie dell'invito. Ascoltate Obo perché è veramente un bel disco e per dimostrarvelo vi facciamo ascoltare ancora un altro brano per chiudere, quindi vi facciamo ascoltare da Obo di Giovanni 5, Anna. Ci vediamo Bella, sabato. bella. Ciao. La vita è bella anche senza verità, che più dura è la salita, più lei non si fermerà. E Anna già lo sa, che solo la bici alla catena ed il resto è libertà, e che le voci spesso non hanno umanità. E se ne va, se ne va, se ne va, se ne va, cantando già. Vita che corro sia lenta, sogno che mi aspetta in cima dove è sempre il sole, e spesso il mare d'inverno ti riscalda il cuore, non conti più gli anni, sai solo che vivi di giorno, ti svegli, ti guardi e sei sempre più bella, e nelle notti d'estate sembri quasi una stella. Serve più guardarsi indietro, ma forse la verità è che più lei corre, più si perderà. Dice ogni giorno che sorridi, un altro giorno arriverà. Che bella è la vita che corro sia lenta, sogno che mi aspetta in cima dove è sempre il sole, e spesso il mare d'inverno ti riscalda il cuore. Non conti più gli anni, sai solo che vivi di giorno. Quando sei sempre più bella, e nelle notti d'estate sembri quasi una stella. Stay.